le nuove tecnologie, cellulari, televisione e internet, in Togo e in Costa d'Avorio hanno raggiunto anche i villaggi più lontani. Ciò ha determinato una lenta e progressiva migrazione della popolazione verso le città ed in particolare verso le capitali. In gran parte sono giovani che vanno in cerca di un benessere basato sulla modernità e sulle tecnologie. Di fatto, quasi tutti vanno ad ingrossare le periferie delle città, costituendo quartieri fatti di povere case e baracche, dove le principali attività possibili sono l'agricoltura e i piccoli commerci. Un regime di vita al limite della sopravvivenza, dove salute ed istruzione sono i primi diritti da sacrificare. Le missioni delle Suore della Provvidenza sorgono in queste periferie, nei villaggi più poveri, e sono concepite proprio per occuparsi di questi diritti, salute, istruzione umana e spirituale. Le suore, quindi, sono impegnate nella gestione di asili, scuole elementari e centri di formazione professionale per bambine e ragazze. Come possiamo vedere, si tratta di strutture ben gestite e confortevoli, rese possibili dallo spirito di solidarietà e di carità che in Italia coinvolge tante persone, gruppi ed organizzazioni. Ma le suore non si limitano a gestire queste strutture. Attraverso vari progetti di sostegno, infatti, sono migliaia i bambini che vengono iscritti e sostenuti nelle scuole pubbliche e private in prossimità delle missioni. Queste scuole mostrano una realtà molto diversa da quella delle missioni. Si tratta di strutture povere che per mancanza di fondi non hanno una manutenzione regolare, così lentamente degradano finché non vengono abbandonate. Ospite in Italia abbiamo intervistato Padre Pierre, responsabile dell'istruzione nella diocesi di Aneo in Togo. Coordina le attività sia pedagogiche che amministrative di oltre 110 scuole cattoliche. È delegato inoltre nell'Istituto dell'Educazione Cattolica, che cura il rapporto a livello nazionale con il Ministero dell'Educazione. Ecco, c'è anche scuole pubbliche, soprattutto in grande città e grande villaggio, in francese si chiama canton, ci sono, ma c'è tre problemi. Prima, c'è tanti bambini per poco, diciamo, posti, no? Per esempio, in questa scuola statale può essere anche 90 bambini in una classe. Può essere che c'è i maestri o non c'è. L'altro problema è che queste scuole sono lontano dai villaggi. E l'ultimo problema è che con questa grande quantità di bambini non si fa bene la scuola, e i bambini fanno una classe un anno, due anni, anche tre anni, ma c'è in villaggio, e questo è il lavoro della chiesa, la chiesa locale, ma anche le suore, perché è importante, è un dovere per la chiesa di essere vicino a questi bambini del villaggio che non ha la possibilità di andare a scuola perché non c'è scuola pubblica. È questo nostro lavoro duro, e diciamo che è importante e si fa, ma è ancora poco, perché c'è ancora villaggi dove anche noi non abbiamo la possibilità di andare per fare scuola. Per fare un
Au CE1, on a 102. Prima elementare, 65. Terza elementare, 75 ancora. Quindi il totale dei bambini? Bambini sono su, circa sui 1000, ha detto che sono, voilà, perché sono due... Come se due scuole. Sono due scuole, lo dicono, e due, no? École 3, école 4. Lo dividono in scuola numero 3, scuola numero 4, quindi sono, i bambini sono circa 1000 che frequentano le due scuole. Quanto guadagna un maestro nelle vostre scuole? 30 euro. A 30 euro, sì, al mese. Al mese. Io dico sempre che non è un lavoro. Loro fanno un lavoro, anche un lavoro bene. Ma io dico indietro me che non è un lavoro e anche non è giusto. Ma la situazione è così. Noi cerchiamo di andare avanti. Sono molto vicina a loro e dire a loro, vedi che i genitori hanno fatto tot contribuzione, allora è impossibile di fare più di questo. E allora per aiutare i bambini, mercoledì di pomeriggio e venerdì pomeriggio vanno in campo con i maestri per lavorare, per zappare. La terra del maestro. La terra del maestro, così dopo lui ha un po' di granatocco, un po' di manioca, la farina di manioca. Anche il bambino sabato, quando loro vanno a casa, cercano legno per i maestri. Così i maestri ha legno per fare la cucina, lui non va più per pagare legno. E così cerchiamo, anche i bambini fanno contribuzione. Allora, loro stipendio a qualcuno è lo Stato che dà, altri sono i genitori dei bambini. Questa recensione che voi vedete è fatta tutta dai bambini. Sì, ma la scuola dai genitori. E le cose se sono le parenti o che? Oui, ce sont les parents. I genitori dei bambini che hanno fatto la scuola. Altre difficoltà ci sono le scuole. Tante scuole sono in capanna. Sì, in capanna, perché costano tanto di fare le scuole. E altre difficoltà sono i banchi. Non è che tutte le scuole hanno banchi per i bambini. Perché è difficile, un banchi costano più o meno 15.000 franchi. E l'ultima difficoltà è quello è generale. Abbiamo strade molto brutte. Allora per seguire bisogna di andare in scuole che ci sono lontano della città. Io vado con motorino, ma non è che quando viene la periodo di pioggia è molto difficile di andare, ma questo non è un problema grave. Cerchiamo di avere sempre il ponte con loro e si fa il lavoro. Ma quanti sono i bambini che non possono venire a scuola perché i genitori, ad esempio, non hanno la possibilità di pagare? E comunque voi come rispondete a questa situazione? Una cosa importante per noi è di avere i bambini che vengono da noi perché i genitori sono arrivati per fare l'iscrizione. Ma quello che è più brutto, i maschi vanno a scuola e le femmine sono a casa con la mamma, a andare in campi, a pulire la capanna e a crescere così senza andare in scuola. Cet établissement sur lequel nous appelons aujourd'hui la bénédiction de Dieu.
Grazie ai tanti benefattori italiani è stato possibile costruire e gestire numerose scuole e centri di formazione nelle missioni delle suore. Una solidarietà che non interessa solo le missioni, ma anche altre scuole sul territorio, come ad esempio il liceo Cristo Re nel villaggio di Cuvée in Togo. Oltre alla nuova struttura per il doposcuola, recentemente, grazie al cofinanziamento della provincia di Trento e Solidarmondo, è stato costruito ed arredato un nuovo padiglione tecnico-scientifico che completa l'ambito formativo di questo liceo. Qui vediamo la cerimonia di inaugurazione. È importante per me, mi piace anche tanto questo lavoro perché credo che l'educazione e la buona educazione è il futuro di nostro popolo e credo che piano piano anche le cose cambiano sì, quando la persona ha la luce in suo cuore e in sua testa insieme, ma c'è tante difficoltà, questo è vero, tante, ma siamo pieni di speranza. È una convinzione che la Chiesa ha il dovere di essere una forza per fare questo lavoro di educazione. I nostri punti di solidarietà con le missioni delle Suore della Provvidenza vanno proprio in questa direzione e alimentano la speranza che Padre Pier ha sottolineato. Questo dovere della Chiesa è quindi il dovere che ogni suora ha assunto con il dono della sua vita, ma che, in altro modo, si sono dati anche le migliaia di laici che qui in Italia si sono mobilitati per rendere concreta questa speranza. Una concretezza che si esprime finanziando progetti, ma soprattutto sostenendoli nel tempo. A questo scopo ci sono decine di parrocchie e gruppi che si fanno carico degli stipendi degli insegnanti, ma anche dell'iscrizione dei bambini nelle scuole pubbliche o private. Ricordiamo che con 3 euro al mese si può pagare la retta scolastica, il grembiule, i libri ed il materiale necessario di uno scolaro. Sono sufficienti anche a garantire la manutenzione delle scuole, evitando il loro degrado e abbandono.